Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 11. Era passato un mese e mezzo e ancora non ebbi il coraggio di dire a mia moglie quello che stava succedendo. Amore, oggi spiegami che cazzo sta succedendo, giuro che chiedo il divorzio. E va bene, oggi ti dirò tutto. Andammo in cucina a fare colazione. E subito dopo scese anche Sara a fare colazione. Finita la colazione, vidi Sara alzarsi, ma incazzato del suo comportamento la bloccai. Sara, te non ti muovi di qui. Ma papi, voglio andare in camera mia. No, invece stai qui, con me e tua madre. Amore, lasciala andare. Mi devi spiegare che cosa sta succedendo, ricordi? Certo che ricordo, amore, ma sai, Sara c'entra qualcosa. Ma papà, non c'entro nulla. Invece sì, perché tu parli con Giulia e gli altri bambini. Quali bambini? Dopo. Anzi, adesso ti spiego. Ci recammo in ufficio e montai il proiettore. Amore, ora starai per vedere dei video che ti faranno paura. Paura? In che senso? Nel senso che il contenuto è stato registrato e tutto quello che vedrai è vero. E fa molta suggestione. Gli misi il video Garage. Amore, ma cosa c'entra Sara con tutto ciò? Amore, hai visto solo il primo. Gli misi quello, la piscina. Povera gente. Mia moglie era demoralizzata nel vedere quelle persone che soffrono. Adesso ti metto camere da letto. Va bene. Gli misi il video. E guardai la faccia di mia moglie, aveva le lacrime agli occhi. Amore, ci sei? Sì, amore. Adesso metto l'ultimo, cioè giardino. Te, mi raccomando, stai attento a questo video. Perché? Guarda ogni minimo dettaglio, ti prego. Va bene. Ed ecco che gli misi il video giardino. Appena vide l'inizio del video, dove faceva vedere quella famiglia felice in giardino, lei sbiancò. Amore, shh, fai finire il video. Finimmo di guardare il video e si mise a piangere come se non ci fosse un domani. Amore, ma quello è il nostro giardino! Urlò mentre piangeva a dirotto. Sì, amore, è il nostro. Ma poi, dove sono i bambini? Quelli più piccoli? Loro, quando la famiglia viene uccisa, non ci sono! Ad un certo punto apparve Giulia. Ma non era la solita Giulia, era una Giulia fragile. Matteo, perché gli hai fatto vedere i video? Per spiegarle tutto quello che sta accadendo. Ecco, l'hai combinata grossa, mio caro. Perché? Non posso dirtelo, è ancora presto. La tua figlia ti vuole ancora bene. E scomparì nel nulla. Mia moglie mi guardava confusa. Amore, ma con chi parlavi? Con Giulia. Ok, vado in bagno. Ok, scommetto che non mi crede, come al solito. Mi sa che lei non riesce a vederla, perché sotto sotto non crede a questa storia. Ad un certo punto sentii un urlo fortissimo provenire dal bagno.